pietra con iscrizioni in latino fino al 2015 era presso il carcere borbonico di Avellino. Molto importante perché è tornata nella sua sede originaria, Frigento, e l'iscrizione ci dice che nel primo secolo a.C. i due amministratori del tempo, Caio Quinzio Valgo e Lucio Sepunio, ebbero l'incarico di costruire e collaudare le mura, le porte, il foro, il portico, la curia e la cisterna. La cisterna sono le famose cisterne romane che ancora oggi possiamo vedere all'interno del centro storico di Frigento. Questa è la riproduzione della tabula peutingeriana, l'originale è in un museo di Vienna e rappresenta in orizzontale lo stivale della nostra Italia. Nella parte centrale abbiamo Roma, da cui partono tutte le strade consolari, un sistema venoso disegnato in rosso. E nella parte tonda evidenziata abbiamo la nostra zona, con Eglanum, Frigento e tutta la parte dove passava il tratto originario della Via Appia. Quando una quindicina d'anni fa Pina Famiglietti muore, Angelo decide di donare una porzione del proprio archivio al comune di nascita della moglie. In quest'angolo della mostra ci sono due opere importanti, dei fratelli Gio e Arnaldo Pomodoro. Nello specifico Arnaldo è famoso per le sue sfere che sono presenti davanti alle Nazioni Unite a New York, nei Musei Vaticani e davanti alla Farnesina. Allora, in questo momento siamo nella nostra grandissima cattedrale e stiamo scendendo nella cripta che è del anteriore, quindi ante Cristo.